Albini, il Pietracuto ospita il Fanino di Coda Morciano, il Rosso Blu di Frignani cercano punti di salvezza sotto un diluvio universale, ma la posta in paio è troppo alta per permettersi cali di concentrazione. I padroni di casa infatti partono forte, Moretti apre per Tomassini, pallone al centro per l'altro Tomassini in maglia numero 10, che di testa spedisce alto, ancora il numero 10 protagonista quando scarta anche il portiere Marconi, perdendo l'attimo per calciare in porta. Ripiega a questo punto sul compagno che spedisce al lato, da rimessa Fratti esegue un'ottima protezione del pallone penetrando in area di rigore fino all'atterramento che decreta il penalty. Calcio di rigore che se ne incarica lo stesso Fratti facendosi respingere la sfera da Marconi. Ancora Fratti protagonista quando spalla alla porta riesce a girarsi calciando verso lo specchio. Marconi blocca in due tempi. Duello che si ripete per l'ennesima volta. Da calcio piazzato Fratti chiama l'intervento a terra Marconi. Dal traversone questa volta di Tomassini arriva il colpo di testa di Tosi, terminato alto. Il Pietracuto però riesce a sbloccare la gara poco dopo, la velocità di Gollinucci è devastante, altrettanto la conclusione precisa angolata che non lascia scampo all'estremo ospite. Pietracuto ha meritatamente in vantaggio per l'1-0 sul Morciano. Morciano che si finì di prima frazione si fa del male da solo su questo traversone di Munaroni, trattasi di autogol ma la rete viene annullata per una carica su un giocatore. Sotto il diluvio prosegue anche la ripresa, Fratti cerca il gol di giornata ma la sua conclusione è lontana dalla porta difesa da Marconi. Il Pietracuta raddoppia un giro di lancette dopo quando Fratti porta a spasso palla avversario venendo stoppato in area di rigore. La sfera carambola però sul piede caldo di Moretti che siga così il raddoppio con tanto di esultanza finale di applauso da parte del proprio pubblico. Pietracuta sugli scudi, tiro di Fabbri termina alto, da punizione si vede anche Morciano con questo colpo di testa che si spegne al lato, mentre Fatti dall'altra parte crea l'ennesima occasione da rete con Marconi che ci mette ancora una volta una pezza. Entra a taccia a questo punto di Monaldi che crea il secondo cartellino giallo, dopodiché l'arbitro se ne accorge e decreta appunto l'allontanamento da parte del numero 5 bianco-rosso dal terreno di gioco. Dalla conseguente punizione arriva il colpo di testa di Rabbi con la sfera bloccata da Marconi. Il finale vede ancora una volta Fratti protagonista, prima l'attaccante centra la traversa, Marconi battuto, poi a porta sguarnita non riesce a spingere il pallone in fondo al sacco. Pietracuta che ottiene tre punti importantissimi per la lotta a salvezza con l'ultima da giocare in casa del Gambettola.